sola, la musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai. Che vedete alle mie spalle è il ponte da Verrazzano, congiunge Brooklyn a Staten Island. È stato per lungo tempo, fino al 1981, il ponte a campata unica più lungo del mondo. È stato aperto al traffico nel 1964, dedicato a Giovanni da Verrazzano, il primo esploratore europeo ad aver raggiunto l'Hudson e la baia di New York. Perché siamo qui, oltre che per raccontarvi quella che è la storia di un ponte tanto bello da essere famoso in tutto il mondo, almeno quanto il ponte di Brooklyn? Siamo qui per raccontarvi quello che è una tappa importante di un viaggio che Linea Blu ha iniziato a seguire il 19 aprile di quest'anno. Ebbene sì, nave Vespucci è arrivata a New York, sta arrivando a New York. È proprio là alle mie spalle, con le sue vele aperte, che ci sta raggiungendo per un incontro tra l'Italia e lo stato di New York, sicuramente straordinario, che vi racconteremo in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo dopo la sigla. Restate con noi. Angelo Valitutti è il nostromo del Manhattan Sailing Club, nato a Salerno, Angelo. Salerno, da quanti anni a New York? 7. Qui per entrare e uscire, soprattutto per andare a vela, bisogna fare i conti con le escursioni di marea. Esatto, abbiamo circa 1,5 metri, a volte anche di più, tra alta e bassa, quindi complicato, corrente molto forti, traghetti, navi, è difficile andare a vela. A bordo di questa unità c'è la delegazione che sta raggiungendo nave Vespucci, c'è il console, buongiorno. È una grande emozione ricevere questa grande nave, la nave più bella del mondo, possiamo dirlo, signor console? Assolutamente, un'enorme emozione. La nave manca da 17 anni da New York, quindi c'è un'attesa veramente grandissima. Questa nave credo che rappresenti tutto quello che è il meglio dell'Italia, la tradizione, ma anche l'innovazione. Comandante Romano, siamo pronti, ormai siamo sotto bordo. È stato un momento davvero emozionante attraversare il Verrazzano dal Vespucci. Sì, lo è anche per me. L'ho fatto da allievo con la mia prima nave scuola, l'ho fatto di nuovo da ufficiale, l'ho fatto diverse volte con le barche del Manhattan Yacht Club, però vederlo fare dal Vespucci è sempre da goosebumps, come si dice da queste parti. Assolutamente, lo raggiungiamo allora, perché ci aspettano a bordo. Andiamo. Martina e Nicola, siete ufficialmente autorizzati a girarvi e guardarla almeno per qualche secondo. Forza!
Questo forse è un momento che non dimenticherai mai nella vita. Assolutamente no, per me essere qui sull'Amerigo Vespucci è il segno tangibile di un sogno che diventa realtà e soprattutto essere in una delle città più belle e grandi del mondo è un'esperienza fantastica che penso non avrò più la possibilità di riprovare da allievo prima classe, quale sono. Nicola, tu sei di Genova? Sì. Avresti mai immaginato da piccolo di trovarti così, qui, sul Vespucci, davanti alla Statua della Libertà? Assolutamente no. Sin da piccolo vedevo il Vespucci ormeggiato anche nel porto di Genova e sognavo un momento simile sin da bambino. Adesso che posso finalmente viverlo è un'emozione grandissima. Per noi il viaggio del Vespucci, tenente di vascello Umberto Castronovo, ben trovato finalmente. Piacere di rivedervi nuovamente e a New York. Finalmente insieme soprattutto. Finalmente insieme, sì. Questo racconto, queste cartoline straordinarie che ci sono arrivate da nave Vespucci di settimana in settimana, un viaggio lunghissimo che però è stato bello anche raccontare, immagino. È stata una grande emozione riuscire a vedere tantissimi porti, tantissime città e poter raccontare agli italiani quello che i ragazzi del Vespucci hanno potuto ritrovare in queste città è stato anche per me emozionante. Allora ragazzi, voi vi siete imbarcati da un mese circa, dove? Siamo arrivati a Montreal, nel porto di Montreal, il 22 giugno. E immediatamente è arrivato a bordo il Presidente della Repubblica, già una prima grande emozione. Sì, il Presidente della Repubblica ci ha fatto visita e per noi è stato il primo evento fondamentale di questa campagna addestrativa. Abbiamo avuto modo di effettuare il cosiddetto saluto alla voce, quindi di rendere gli onori al Presidente, ed è una delle attività principali che svolgiamo qui a bordo e per cui ci addestriamo. Buona vita, buon vento ragazzi. Grazie. Grazie. Cosa sta accadendo qui Umberto? Spostiamoci, avviciniamoci ai ragazzi. Intanto guardate, tutti a fotografare lo skyline, questa Manhattan che sta qui a dritta. I ragazzi si stanno preparando per andare all'ormeggio, al Pier 88, e c'è un gran fermento a poppa per prepararci appunto a passare i cavi anche ai rimorchiatori. Avremo diverse attività su New York. Ritengo la più importante di queste sia la visita al memoriale dell'11 settembre. Poseremo una corona di fiori al memoriale in ricordo delle vittime dell'11 settembre insieme al nostro cappellano militare Don Pietro. Poi ancora una visita alle Nazioni Unite e molte altre esperienze che i ragazzi vivranno nei prossimi giorni qui a New York. Noi andiamo agli ormeggi perché dobbiamo adesso incontrare davvero il padrone di casa, il comandante di nave Vespucci, Angelo Patruno. Hashtag 17 years without. L'aspettativa per nave Vespucci a New York era veramente grande, comandante Patruno. Sì, l'aspettativa era enorme, 17 anni durante i quali il Vespucci non ha più attraversato l'Oceano Atlantico e questa volta questa grande avventura, come la chiamo io, è cominciata. L'Atlantico è stato attraversato, siamo arrivati a Bermuda, da Bermuda il Canada, dopodiché le due soste statunitensi, Boston e finalmente New York, che ha un posto veramente molto particolare nel mio cuore perché nel 1986 io ero esattamente qui con questa nave. Quali sono stati i momenti più complicati, quelli più belli che ricordi? Ma il momento sicuramente più bello è stato quello della traversata atlantica, di essere in mezzo all'oceano con i motori spenti e le vele che ci hanno trasportato dall'altra parte del mondo sotto questi famosi alisei che siamo andati a cercare. Mentre invece la parte della navigazione più impegnativa è stata quella canadese, perché la nave è entrata nel fiume San Lorenzo, navigazione con molta corrente ma molto bella e da un grande fascino
dal punto di vista del paesaggio, il Canada è un paese meraviglioso. Ma siamo qui al Pier 88, questa è la destinazione, l'ormeggio che è stato assegnato a nave Vespucci. Siamo proprio accanto all'Intrepid, la porta aerea che ha scritto le grandi pagine di storia degli Stati Uniti d'America. Ora riposo, è diventata un museo, mentre il Vespucci naviga e come e arriva qui con un nuovo restyling. Sì. Questo lavoro di ammodernamento ha avuto come principale obiettivo quello di rendere la nave non solo capace di affrontare tantissimi altri anni, perché vogliamo che il Vespucci continui ad essere la nostra nave simbolo, ma in particolare questi lavori sono stati orientati ad una particolare attenzione verso l'ambiente. Sono stati cambiati i motori con motori più nuovi che consumano molto meno, è stata cambiata tutta l'illuminazione a bordo, dall'illuminazione tradizionale all'illuminazione a LED, è stata cambiata la pittura per lo scafo da pittura tradizionale a pittura a base siliconica che ha un impatto ambientale quasi zero. Insomma, non passa e non passerà inosservata nave Vespucci qui agli ormeggi, perché è la nave più bella del mondo. Quando le persone vengono a bordo a visitare la nave sono commosse dal modo e dalla passione con cui l'equipaggio cura amorevolmente questa nave. Questa stessa passione che noi italiani siamo in grado di trasmettere quando amiamo le cose è il messaggio più importante da portare qui negli Stati Uniti. Qual è il primo insegnamento che si riceve a bordo di nave Vespucci? Vorrei che in qualche modo lo trasferisse a tutti gli amici che ci guardano da casa. Il motto di nave Vespucci dice: non chi comincia ma quel che persevera. Io 31 anni fa speravo e sognavo di diventare il comandante delle Vespucci, avevo solo 18 anni, oggi il sogno si è realizzato, quindi il motto funziona. È diventato anche il motto di Lilian Blue.